Signori, benvenuti in Master Duel Draft Arena. In questa modalità dovremo creare il nostro deck da 40 carte scegliendo una carta alla volta tra le tre opzioni che ci verranno presentate. Lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate e fate tutte quelle cose che fanno i bravi viewer di un ottimo youtuber. Vi lascio al video. Allora, Mirror Wall non è male, però voglio provare a cambiare un po', a twistare. Vorrei fare un mazzo zombie. Io punto sulla tartaruga. Punto sulla tartaruga, ragazzi. E subito veniamo premiati con... Vabbè, qua è match steal senza neanche pensarci. Signori, cosa sta succedendo? Forse il sito ha notato il deck che mi aveva concesso l'ultimo e ha detto no, tieni. Se no non me lo spiego, ragazzi. Allora, normalmente... tra BLS, Snatch e Tempesta sceglierei Snatch, perché il BLS è forte, però serve il setup. Snatch è forte sempre, perché ruba il mostro. Tempesta pure è forte, però penso che voglio andare di BLS. Dai, allora Snatch è oggettivamente più forte in un draft, perché tu non sai che carte ti escono, capito? Quindi Snatch è sempre la più sicura, però ce ne abbiamo già uno, andiamo di BLS. Ed ecco i bidoni. Allora, io penso che prendo la Different Capsule, Different Dimensional Capsule, perché magari due turni rimane, non me la spacca, quindi la prendo. Porca... Vabbè, ragazzi, ma che è sta roba? Allora, libreria è un luce, però sento di andare di buco trappola qui, perché come luce è brutti... Cioè, alla fine ha 2000 difesa e basta. Ci servono mostri luce per il BLS, però io penso andrò di buco trappola adesso, perché è una rimozione, ne abbiamo poche... questi fanno tutti abbastanza schifo. Questo cos'è che fa? Quando viene usato come tributo, per evocazione tramite tributo, guadagno 2000 life points. Questo equipaggiato guadagna 500 d'attacco e mostri dell'oppo non... Questo. Allora, Azura è un mostro luce. Purtroppo in questa modalità fa un po' schifo, perché, cioè, non è che dici ci sono le capre o cosa. Prenderò Azura anche solo per schiantarmelo, perché è un luce. Almeno ha 1700 d'attacco. Ter, Balter, Rebol, uno vale l'altro. Allora, la Roulette Barrel come mostro luce non è forte, ma c'è di peggio, quindi ci può stare la Roulette Barrel. Cioè, è un 1000-2000 e una volta per turno lanci due dadi e spacchi un mostro sul terreno di uno dei due risultati. È bruttino a livello competitivo, però ha 2000 di difesa. Rocket Warrior è particolare, dice: durante la tua battle phase questa carta non può essere distrutta in battaglia e non prendi danno da battaglia dai commettimenti che coinvolgono sta carta, e se questa carta ha attaccato un mostro dopo il danno, dopo il calcolo dei danni, il mostro attaccato per 500 d'attacco until the end of this turn. Cioè è... fa un po' che schifo. My Body può essere utile, quindi andiamo di My Body. Allora, 1, 2, 3, 4. Che bella questa. Però è bella, ma non posso. Carina anche questa qua. Però gli mostriamo troppa roba, quindi questa cosa fa? Prendi una trappola, giusto? Sì. Vabbè, non è proprio il top. Fa un po' cacare, ma ce la facciamo andare bene, raga. Raga, sono indeciso ora. Raga, sono indecisissimo. Sono tutte OP. No, vado... Merda, sono tutte OP. Vado con Cerchi, dai. Soul Exchange, per adesso me ne faccio niente. Speriamo di trovare dei mostri da sacrificare. Cioè, Kiko in generale è forte, però è forte in un meta competitivo dove l'ercimitore viene utilizzato. Cioè, qua roba che resuscita, mostri caos non ce ne sono, quindi... È un'oscurità. Abbiamo un mostro oscurità per adesso che è la spia, però sinceramente... Andiamo di spade, va. Un'altra Roulette Barrel. Earthquake fa un po' schifo, andiamo di Roulette Barrel. Abbiamo Book, Rush Reckless e la carta nascosta che è Needle Ceiling, che è tipo tributo torrenziale ma brutto. Secondo me Needle Ceiling potrebbe starci. Dice: quando ci sono 4 più mostri sul terreno distruggi tutti quelli scoperti. Book in generale può essere buono. Vabbè, dai, speriamo di beccare anche qualche mostro flip. Vabbè, qua è Sakuretsu. Questo è Spazio Misto livello 2, che non è male, ma andiamo di Sakuretsu. Allora, lui è un luce che ha 1800 di attacco. Letteralmente, il suo effetto è totalmente irrilevante. Jitsu Master non è male tutto sommato, perché è un 1300-1800 e se viene attaccata da un mostro mentre è in difesa e lo rimbalza in cima al deck, che è molto più forte che rimbalzarli in mano, perché dà anche una pescata morta all'oppo, quindi Jujitsu Master non è male, secondo me. Però questo è luce. È un luce con 1800 d'attacco. Noi di luce abbiamo già 4, quindi secondo me c'è di meglio. Andiamo col Jujitsu Master. Cos'è sto bidone qua? Mamma mia. Che schifo.
Magic Jammer, però mi devo anche scartare. Però può essere buono scartare per luce e oscurità al cimitero, quando vengono attivate magie. Feral Limp però è un mostro oscurità e attualmente ne ho pochi. Andiamo di Feral Limp. Oh, sti cazzi. La sagra dell'inutilità. Allora, Kirion può spaccare magie trappole, quindi prenderei lui. Nightmare Wheel è sempre Nightmare Wheel. Spell Shield fa schifo, andiamo di Kirion. Comunque, scarto una carta magia per spaccare una carta magia trappola sul terreno dell'oppo, quindi... Allora, l'Apprentice è oscurità, però se non ho Mago della Fede o robe simili... In tutto ciò fa dire che io ho iniziato... Ah, zombie! Boh, andiamo col 1009, ragazzi. Cioè, è un 1009. Giallone. Dark Geroid non è orribile. È un 1200 che dice: se questa carta viene evocata, targetti un mostro sul terreno e gli fai perdere 800 d'attacco. Quindi di base ti toglie qualsiasi cosa che abbia fino a 2000 d'attacco. E questo è un 2000 d'attacco principalmente. Però il suo effetto mi fa un po' cacare. Andiamo con Geroid. Qua direi che è cilindro tutta la vita. L'Infecting Virus? No. Ili. La Giara? Per il meme, ragazzi. E queste fanno cagare, prendiamo questa. L'orco, no, prendiamoci un giallone. Caos! Sì. Allora, come siamo messi? Abbiamo Light, abbiamo Darkness. Ci serve The Light, ragazzi, ci serve The Light. Ci serve absolutely The Light. Cerchiamo The Light. Cerchiamo un sacco di là. Pot of Greed. Ci serve The Light, ragazzi. Isaac Glider non è proprio il top. Pure questa che schifo, ragazzi, che fa. Madonna. Ci servono Light. Il mercante magico non è proprio il Light che volevo, ma va bene, ce lo facciamo andare bene. Il creatore, nome dell'uomo, Reflect. Prendiamo il... Nega attacco, mi piace. Skilled direi, perché ho 1009 oscurità e di oscurità ne ho solo 3. Cioè le altre carte non sono male, però penso andrò di Skilled. Può dire che è Sangan, perché è oscurità. Stavolta lo prendo io, mi sa. Stavolta lo prendo io. Queste fanno tutte un po' schifo, perché di livelli sono quasi tutti livello 4. Vado con Threatening Roar, mi tiene salvo un turno almeno. Doppia spia, addio. Porca... Non mi puoi mettere davanti... Oh Gesù, ragazzi, sono una più forte dell'altra. Beh, la Silent no. Cioè, la Silent viene eclissato dinanzi a questi due mostri sacri. Ah, io andrei di Mirror Force semplicemente perché abbiamo tanti mostri. Però cazzo, Tribe. Cioè, sono entrambe for... Allora, qua non sbagli prendendo né l'una né l'altra. Mirror Force solo perché abbiamo poche trappole. Se avessimo tante trappole si prendeva Tribe. Anche perché Tribe ti scarta. Quindi se c'hai BLS in mano e hai luce e oscurità che ti servono al cimitero, sai, li scarti, spacchi roba sul terreno, poi li rimuovi con BLS. Cioè in GOT non sapete quante volte capita che entra Tribe, spacca BLS e si chiude la partita così. Però vado in Mirror Force perché è una trappola ed è Mirror Force. Un altro Apprentice. Mi fa vedere che sono già usciti tipo 2 o 3. Però mancano i target di Apprentice, capito? Qua direi che andiamo di spadaccino. Spaccare i mostri settati. Perdo sto game dopo aver vinto con il mazzo più brutto mai esistito. Cioè, mi dovete crocifiggere. C'è Tribe adesso. Però c'è dire, noi abbiamo 17 mostri e 10 magie trappole. Ho paura di che escano fuori troppi mostri. Sono tutte fortissime. Cioè, che gli vuoi dire? Io prenderò un'altra mira forse più che altro perché abbiamo solo 5 trappole, capito? E di solito un deck bilanciato ha... più o meno metà mostri e metà tra magie e trappole, perché non vuoi mai avere troppi mostri in mano. Prendo la seconda mirror. Doppio BLS, ragazzi. Ma cos'è? Ma è scriptato. Allora, l'unica mia preoccupazione, sapete qual è? È che io non ho rimozioni di magie e trappole. E se non prendo Tempesta, lui può vincere esattamente come... ho vinto io alcuni game, cioè rubandogli le partite col cannone. Cioè tu dici, oh, carte fortissime, BLS, eccetera, ma se lui c'ha 1000 stallini e il cazzo di cannone io perdo. Quindi io andrei di Heavy Storm qua, anche se 2 BLS fa ridere, però vado di Heavy Storm. Abbiamo Light qua, cosa fa questo? Ah, non male. La Forza Esiliata o la Warrior Lady? Forza Esiliata, ovviamente. Creature Swap, ce la prendiamo. Va bene questa. Shadow Spell o Alabo. Sì, Dark Geroid magari, piuttosto che questo. Prendiamo la trappola. Mica troppe trappole, cioè, ragazzi, bisogna di più mostri. Light. Questa in caso di emergenza.
Abbiamo un bell'orcone, prendiamo il nostro assassino, prendiamo la nostra Reckless Greed, così peschiamo più in fretta i light e da... Ci servirebbe il ca... bello, sì. Prendiamo anche questa, prendiamo anche questo, il gorillone, e questa com'è? Ah, magari con sull'exchange possiamo sfruttarla, dai. Piuttosto delle altre. Oppure c'è questa che mi fa pescare più in fretta. Mirror Force ci piace. Prendiamo il cagnolone. Questo non è male. Andiamo così. Il cannone di brutto. Abbiamo finito? 40, sì. Ma non è venuto male questo, dai. È carino. Carino. Rega, questo qua è carino. Forse riusciamo a giocarcela meglio. Abbiamo la peggiore emozione mai fatta. Nobiluomo dello sterminio. Megamorph. Non vedo un universo in cui ho meno le points di lui. E Kotetsu... C'ho un equip che è Snatch Steel, ok, questo serve a Snatch Steel, ma ho solo quello, quindi prendiamo Sterminio. Merda, abbiamo due spie pure alla guardia, sì, ciao. Allora, e tre barrel mi sembrano un po' troppe. Abbiamo quattro mostre luce, non sono tantissimi, però quanto abbiamo? Allora, sono 18, 25, 31... Merda, diciamo ancora 9 carte? Ah, direi bottomless qua, tutta la vita. Mo... Primi che ci... Tutte... No, è fine, no. Cosa sto vedendo? Bellissimo Cyberstein. Penso andrò di Burial, più che altro sempre per il concetto del bilanciamento. Io penso di aver fatto uno dei deck più forti del draft mai usciti. Allora, qua è interessante perché Smashing Ground spacca un mostro e lo Skilled è un mostro luce decente, 1700-1900, e vabbè che abbiamo solo un BLS, non è che abbiamo tantissima roba. Smashing Ground è sicuramente più forte, però cioè, cazzo, abbiamo soltanto roba forte, ragazzi, quindi non lo so. Andiamo Smashing Ground su via. Qua direi Mobius. Qua direi... Quanti oscurità abbiamo? 7. Ok. Queste fanno un po' schifo, ma ci sta che ci sono delle carte che fanno un po' schifo, ragazzi. Diamo Zero Gravity. 1850 Dark. Più che altro abbiamo pochi bittoni, prendiamolo. Abbiamo poca gente che picchia. Qua è Sasuke. Abbiamo risolto prima di luce. Qua possiamo prendere un'altra spada rivelatrice. Non so in realtà cosa ci servono tutti sti stallini, però... Prendiamo spade. Ultima carta in teoria. Direi che andiamo di Phoenix, che dà molto fastidio. Questo è un altro spazio misto di livello 2 praticamente, però questa dà fastidio. E tanti saluti, tanto non abbiamo preso Cyberstein. Allora, penso di aver fatto il deck più forte mai visto in questa modalità. Mostriamo quanto siamo skillati con questo deck. Bene. Oh, puoi scegliere. Mi sembra un vantaggio onesto. Ok, dovrò passare dal 2% al 10% delle mie skill. Questa ho comunque partita. Pescato delle carte non belle per adesso. Però magari la prossima è forte. Non iniziare a trovare delle skill. Che brutta adesso. Mano, è finita. È finita per qualche strano motivo non ci credo. Facci vedere quello che sai fare. Ieri. Allora. Vediamo cosa c'è lì. Che se è qualcosa che spacca non voglio... esatto, immaginavo. Ok. Te lo lascio fare. Allora, per me settare going second non mi piace, quindi tanto questo effetto non serve a niente. Sinceramente. Ma che è sta merda? È un cesso. Come viene flippato rimischio una carta nel cimitero nel deck. Va bene. Bene. Set 1 e passeggio. Va bene, passeggia. Sei pronto? Mm-hmm. E allora, Doro! Eccoci. Fortissima. Qua, ragazzi, mi sa tanto che ti puoi arrendere. No. Ho non una dire carta così. Qua. Guarda, io intanto faccio così. Cioè. Poi dopo me lo dici tu cosa vuoi farci con il mio Mad Dog. Io gli faccio così. Perché non vorrei che facesse robe strane. Va bene. Non si sa mai, un 1900 fastidioso lui. Poi entra i monarchi. No, non ci va, non ci piace, no, non ci piace. Non ci piace. Oh, merda, sto veramente pescando le più brutte del mazzo. Vabbè. Attacco. Va bene. Ti lascio la possibilità di farmi qualche dannetto. Che gentile. Le spade gentile. Che rivelano. Hanno rivelato comunque l'Old Vindictive Magician che... Che male non fa. Adesso ti voglio però rivelare qualcosa anche io. Mm-hmm. Sei pronto? Sì. Ecco qua. Ti rivelo questa carta. Ah, questa... Oh cazzo, così ci si vede i deck. Cosa facciamo? Chiudiamo subito oppure ci guardiamo il deck? No, chiudi. Chiudo subito?
Chiudi, non ho guardato niente. Neanch'io. Ok. Perché giustamente gioca con le regole della carta. Sì, prego. Non so, secondo me è un po' brutto vedere il deck. Cioè, dopo ti spoileri tutto. No, infatti, infatti l'ho... Te l'ho detto in anticipo perché me l'aspettavo, ok? Sì. Vabbè, hai fatto un hit molto forte. Avevo due spie, non una, due. Infatti, not bad. Ok. Quindi? Io provo ad attaccare. Sì. Ok, attacca. Vediamo cosa c'è. Il bianco cappello magico. Piace, eh? Allora, abbiamo messo luce oscurità al cimitero. Non mi fa troppo piacere. Purtroppo. Aia. Però. Aia. Spade rivelatrici continuano a rivelare. Per un ultimo turno di rivelazioni ci abbiamo. Ma guarda, ti lascio rivelare finché puoi rivelare. Poi dopo parto all'assalto. O forse no. Ok. Chi lo sa? La rivelazione è finita. Tempesta into Cyberstein. Sarebbe molto bello. Tonk. Ok. Me la prendo molto comoda. Molto molto comoda, sì. Sì. Interessante questo gioco passivo. Lo so che è uno dei poteri di Nock, però non mi piace l'idea di vederci il mazzo. Cioè, tanto le regole le faccia a noi. Mica siamo un torneo Konami. Sì, esatto. Va bene. Allora. Come lì c'è un torrenziale che sta attendendo. Proviamo a fare così. Torrenziale. No, non c'è torrenziale. Sei sicuro che non ci sia torrenziale? Se avessi disattivato l'affare per non fartelo capire. Chissà. Proviamo a picchiare, oh. Sono due mostri, magari parte una Mirror Force. Eccola lì. Prima o poi bisognava farla partire, non poteva stare all'infinito, giustamente. Non poteva stare all'infinito, mi hai fatto troppi danni. Allora, come intendi rispondere alla mia faccio Mirror così. Force? Io sto bello tranquillo qua. Troppo, guarda, sei troppo passivo in questa Deku partita. Ichi. Quella è una carta molto forte, devo dire. Molto forte. E adesso ti faccio vedere anche un'altra carta molto forte. Ok, penso ai monarchi. No, questa è più forte. È tempo di picchiare. Penso se puoi picchiare. Pensaci, cosa fai? Ruggito minaccioso? Picchia pure. Lei ha il diritto di picchiare. Oh, allora che mi fa. Grazie. Prego. Vediamo. Oh! Ah! Dannazione. Non ha funzionato. Vabbè. Tonk. Beh, direi che è stato worth. Asso, dici tu. Ah, certo che lo dico io. Anche lo dice lui. Adesso il mio orco va in difesa, così mi evita che io prenda dei danni. Sai. Semmai che evoco un 4000 attacco per picchiartelo. Ma era tutto calcolato. Ora che lui ha un 1200 mi attacca l'orco. Adesso c'ho la locomotiva col 1400 che lo spacca. Oppure mi evoco il Mechanical Chaser. Ah, ok, va bene. Chaser. Ma avrà mai due Mirror Force, ragazzi? Posso avere due Mirror Force? Per averle puoi averle. Non so se le hai. L'orco è andato. Sicuro, però. Io adesso faccio Mikizure. Va bene. Certo che ti Mikizure. Va bene. Ti Mikizurizzo. Lo accettiamo. Lo accetti. Ma dove sono le mie carte sbroccate? Che è sta roba? Vedi che fai come se avessi tratto la carta più forte del mondo. Eccola. Ok. È certo che è la carta più forte del mondo. Eccola. Oh cazzo. Beh, vediamo. Ok. Io vorrei gliderarti. Attenzione. Attenzione, perché arriva lui. Glider! Va bene. Vai, vediamo un attimo cosa riesci a fare contro il mio Kaisa Glider. Attualmente niente, purtroppo. Vorresti dire che il tuo deck bello è tutto qui. Il mio deck è molto bello. Questa è una carta bella, per esempio, del mio deck. Cosa? No! Questa è una carta molto bella. Allora, 2004 no! Più 1900 fanno 4003 più un altro mostro, mi sa che sono abbastanza. No! Sì. No! C'è Kuribo? Non mi sembra ci sia Kuribo. Ma che non mi sembra ci sia Kuribo.
Ecco le carte sbroccate. Dai, stavo attendendo. Oh, tutte le più brutte le avevo pescate. Dovevano uscire solo quelle belle a un certo punto. Che due scatole. Me l'hai fatta. Vabbè, hai avuto solo fortuna. Il prossimo duello lo vincerò io. Sì. Allora, avevo tante carte che mi sono nella situazione. Ne ho pescata una delle tante. Su via. Vado primo io perché decidi tu. Quindi io vado primo e ti passo. Mettiamo. Se vuoi partire per primo. Se tu volessi partire. Cioè, allora, aspetta, però. È che qua dire primo non si capisce niente. Lascia perdere, lascia perdere, va bene così. Stiamo facendo la cosa per pescare la sesta carta, che chi va primo in realtà va secondo e l'altro gli passa il turno in modo tale che peschi la sesta, capito? Ricordiamolo sempre. Quindi se leggete importante. Turno 2 in realtà è turno 1, ricordiamo per chi magari non capisce perché facciamo così. Oh, magari è il primo video che si vede di questa meravigliosa serie, che chiameremo la sì. Goat Saga. E, ma sai che questa non è per niente male, sta carta. No. Mi rende... Sì, è molto forte. Se solo ci fosse una carta per counterare le tue carte settate. No. No, eh. No, ma ti pare? Ma ti pare? No! Le ho tutte. Reckless Greed, va bene. Che poi in realtà Reckless Greed non è né worth né negativa come carta. È forte nei mazzi combo, in un mazzo a caso secondo me non è un granché. Perché comunque sai, ti fa pescare due, ma poi hai due... di guardare un po' nel futuro. Lo so, è per quello che gioca i mazzi combo. Sto mazzo combo che dice devo avere tutte le carte in mano per vincere, tipo fare OTK, robe simili. Quelle due carte in più ti aiutano, altrimenti così tipo hai pescato due, e vabbè, hai pescato Nock di nuovo, ed è di nuovo la spia. No, chiudi subito, chiudi. Tic. Fatto. Ok. E niente, io adesso faccio così a questo punto. Ti ricordi quando ti dicevo che avevo un mazzo molto forte? No. Dai, ma vecchio! No! È molto forte il mazzo. Ho capito, però. È molto forte il mazzo. Ragazzi. Molto. Cioè... Grazie, Wes. Vabbè, raga, mi sa che c'è. Guarda chi c'è. Te lo ricordi? Tanto me da tutte le monete sbagliate, come minimo. Ragazzi, dobbiamo sperare in quella carta. Non posso fare niente, raga. Cioè, mi ha devastato in due turni. Ma che deck hai? Un deck molto forte, te l'ho detto. Goat bell. Cioè, ma scusami, ma essere deletato così non va bene. E non hai visto tutte le bombe che ho in sto mazzo? Te l'ho detto che ne ho tante. Ah, sì. Vabbè, ora posso pescare le carte. Sì, vabbè. Sentite, raga, io lo faccio, mi sono rotto i maroni. Eccolo. È impazzito. È impazzito. Sì, oddio. Oddio, no. Sono indeciso. Oddio. Gioco 50-50. Vabbè. Non hai voluto rischiare. Va bene. Non ho voluto rischiare. Magari il mostro coperto è un assassino. Vabbè, in quel caso mi Ryu Koki. Me ne farò una ragione. Non so cosa dirti. Guarda. Cioè, se hai anche quello. Cioè, è così bella questa giocata che ti permetto di rifarla al prossimo turno. Dai! Madonna, ma che deck c'hai? Cioè, pensa, due spie e una guardia. Peccato che spia si è presa Nock entrambe le volte. Sì. Altro mostro Vediamo. Coperto. Vediamo se riesco a rifare la giocata di prima, ragazzi. Caetino scrive, Fieric, senza questo Yu-Gi-Oh! La farei finita. Ah, ok. Ma meglio se continuiamo a portarlo. No, esatto, continuiamo a giocare, cazzo. Continuiamo a giocare, non fermiamoci mai, Rick. Altri 15 match. Never stop. Sì, ma io non ce la faccio così. Cos'è sta roba qua? Mi rimetto una carta nel mazzo. Vai, così non si sa mai. Magari può servire in futuro. Che imbarazzo che sei. Ok, l'anziano. Boh, sì, cioè giusto per evitare che il prossimo turno mi continui a rompere le scatole. Ma sì, dai, questi 1000. Potevi metterlo in difesa? Potevo, hai ragione. Però ho 8000 life points, voglio dire. Anche se merda, metti 1000, raga, no... ma che sfiga c'ho. Vabbè, cioè, passo, cosa devo dire? Cioè... Evviva, altri 1000 danni. Dio buono. Magari sono di più. Hai ragione. No. Sono effettivamente di più. No! Cosa c'hai lì? Dai, ma pure Mobius.
Ah, era lì che aspettava la carta. Chi troppo vuole nulla stringe. Ma cosa devo succhiarmi? 1000, scusami, perdonami. Beh, saranno i 1600. Ah, no, sì, beh, effettivamente. No, effettivamente ci poteva stare tenerli. Vabbè, ma adesso hai trovato la carta giusta. Sì, l'ho trovata. È questa. Rick, è questa la carta, dai. Non posso chiudere la partita senza giocare sta carta, però... Cosa vuoi fare adesso? Tanto ne facciamo un'altra, è presto. Allora facciamole vedere tutte, proprio disrespect. Ma basta! Disrespect! Ma cos'è? Ma via! Dai, pensavi di battermi con la tua misera mirror, forse. Sei imbarazzante, cioè... Vabbè. Stavolta, appena ho visto le carte che spacca magia e trappolo, ho fatto... Te le sei succhiate tutte le carte. Tutte. Dai, abbiamo tempo per fare l'ultima. Credo che tu non possa avere un... deck più forte, cioè ho visto tutto. Fidati, c'ho altre carte forti che e hai anche altra roba. Dopo te lo faccio vedere tutto, ti impazzisci. Quante UR c'hai per curiosità? 4. Vabbè, dai. Potevano essere 5. Potevano essere, però tu 5, ne hai viste 2. Effettivamente sì, ne ho viste solo 2. Tu hai visto Tempesta. Ho visto Tempesta e Strappa Possesso, sì. Ho visto queste due. Non so cos'altro tu abbia. Io ce l'ho abbastanza tranquillo, il deck qui. Ah, lui c'ha le carte tranquille. Povero sfigato. Io ho le carte meno tranquille. Tu la sei imbarazzante. Faccio vedere io questa partita la vinco. Se fosse l'ultima partita che faccio. Niente, io ci provo, rega. È il suo momento. Si cannona. È lei, poi è il canon. Vado a fare. Quello sta sempre lì comunque. Continuo a ne ho 5. Un paio. Vabbè. Un paio. Meglio che su spia, dai. Niente, io rega lo faccio. Io la setto, rega. So che posso farcela. Quindi ce la farò, rega. Crediamo nel cuore delle carte. Dobbiamo essere come Yugi Muto. Merda, sai cosa sarebbe veramente figo, Rick? Organizziamo i duelli, tipo dei deck usati nell'anime o quelli originali dei protagonisti dell'anime. Tipo facciamo Yugi contro Kaiba. Che figata stare con i deck proprio loro originali. Ma tu hai usato Nobilon quando avevi l'anziano mago quel settato? Sì, me la sono rischiata. Okay. Però adesso c'ho il campo libero. Sì. Però se poi setto spia, magari due nobilomi in mano, allora ci può stare. Basta, perché c'ho qualcosa di molto meglio. Immagino. Guarda qua cosa ti porto. Kaisa Graida! È tornato! È certo che è tornato. Porca miseria. Cosa fare per fermarlo. Dai, cosa fai? Usi Mirror Force? No, armatura no. Sakuretsu? No. Non lo usi? No, e allora no. Se non lo usi mi stai solamente facendo ridere. Sì, sa che riderei meno. Troppo facile questa partita. Beh, troppo facile. È tornato lui, torna anche lui. Ah. Ecco qua. Vabbè, certo. Ecco qua. Tiriamo due dannetti. Bonk. Cioè, quello spaccava i mostri in difesa, vero? Quello spacca i mostri scoperti in difesa. Bonk. Direi che ho vinto. Ho vinto, Rick, fidati. Guarda che adesso ho scoperto quella carta, guarda. Oppale! Mm-hmm. Proprio quella che serviva. Dammi un po' 1000 life points, che mi servono. Penso. Cosa pensi? A cosa pensi? Ok, puoi andare. Cosa puoi pensare, scusa? No, va bene. Può attivare di sicuro. Aspetta, io nel dubbio faccio così. Tanto se, ragazzi, sia tempesta ho perso, quindi cerchiamo di giocare senso. Attorno alle carte, attorno a Mobius. Ok, prego. Minchia, c'hai molti mostri nel tuo mazzo. Complimenti. Devo giocare attorno a Mobius, ragazzi. Se ha Mobius ho perso, perché mi spaccava due carte e attaccava diretto. Invece così almeno una possibilità. Qua se mi prendo Mirror Force almeno smetto di farti da flebo, tanto qualcosa da la devi tirare. Flebo. Sì. Vuoi regalare dei punti? Bene, ecco. Va bene. Beccati questa. La come prendiamo. Rispondi? Non rispondo. Forza riflessa. Io però effettivamente aspetta. Tremo mostro on the field. Ah, non ce l'ho mostro. On the field. Allora, potrei fare questa cosa qua, vai. Infastidiamo. Il questa canone. Rimettiamo in cima al mazzo. Maledetto. Così sei un una bella maledetto. Pescata morta. Si riparte da zero. Sei un maledetto.
scartato. Dai. Poi facciamo... Tartaruga. Facciamo così. Addirittura? Sei sicuro che tu voglia fare questa cosa? Sì. Va bene. Ah, vedo che dimostri non ne hai neanche te, caro Rick. Invece sì. Eccolo qua. Ah, ne ha uno. Vabbè. Vediamo se c'è anche il secondo knock, così almeno li vediamo tutti. Speriamo... Come faccio ad avere il secondo knock? Mi hai appena messo in cima al deck. Ho capito, hai tre carte settate, potresti avercelo. Ah, tra le carte settate. Certo. Se avessi avuto l'avrei tirato. O forse ti sto solamente... non lo so. Ti sto giocando. Allora, fanno veramente cagare queste carte che pesco, quindi c'è con... Ah no, aspetta. No, devo... È obbligatorio. Devi non farlo. Va bene. Mettiamo un po' di pressione, sono 12 turni. Grazie, grazie. Hola. Un po' di danni, li prendiamo, ecco, ragazzi. Hola. 400 alla volta, tu ridi, ma vedrai che questi 400 faranno la differenza. Dici? Sì. Lo vedremo. Toro! No! È arrivato. Perché Rick ti puoi arrendere. Perché arriva l'insetto Naito. Io non so come batte. Se avessi aspettato un turno a flippare sto scemo, invece... Hai sbagliato tutto. Un po' sì. Non posso attaccare perché ci sono le spade rivelatrici, ragazzi. Le spade rivelatrici mi bloccano per 3 turni e siamo al 2 turni. Ancora 2 turni, ragazzi. Ma tanto il nostro cannone si sta caricando, quindi finché lui non lo distrugge... Potrei aver pescato una bella carta. No, non mob. Vedi che ho fatto bene a giocare sul cat... Ah, ok, vai, cosa fai adesso? Ma intanto togliamo il cannone. Non avevo dubbi. E l'altra quale sarà? Ma che ne so, una a caso. Dove che mi cambi? Cosa vuoi che ti cambi? Ti assicuro che ti cambierà parecchio questa cosa. Va bene, va bene. Tanto abbiamo tirato via la lose condition. Poi... Vabbè, la lose condition l'hai tirata via, è vero. È poi vero. Se c'è ancora Mirror forse ce la facciamo andare bene. Oh. Io nel dubbio Enemy controller. Così. Merda. Sì. Ok. Vai mo in difesa, va là. Oh, vai, c'ho ancora le spade. C'ho ancora le spade, che vuoi fare? Cioè. Te lo dico io cosa voglio. Tanto Kaiser Glider al cimitero, anche fosse. Rimarrà lì, secondo me. Rega, sono un po'... Cosa faccio? Cosa faccio? Idea, rega. Te lo dico io cosa faccio. Ecco qua, questo è un'ottima... Oh, questa è un'ottima idea, devo dire. Metto un mostro in posizione di difesa. Potevo settare anche questa, forse. Ah, io guarda, picchio. Ok, va bene, lo posso accettare. Poi setto sta carta e passo. Vuoi passare? Sì. Dai, Toro. Non male. Ora una bella carta? Carina. Lui deve attaccare per forza. Te ne sei accorto, vero? Certo. Certo, io accetto. Ah! Aia! No! Che bello è sto... Tonk! No! Gorilla non può difendersi. Il gorilla non può difendersi. No! Pensa, sai cosa avresti dovuto fare? Metterlo coperto in difesa, non avrei potuto fare questa cosa. Ok, però come potevo pensare questa cosa? Cioè, dai, io volevo metterlo in attacco così tu non potevi attaccarmi. Potevo averci buco trappola, che ne so. Tipo una hai ragione, hai ragione. Anello della distruzione. Ray Jackie Break, un'altra Phoenix Wing Blast. Cioè, pensare. Hai ragione, hai ragione. Puoi ben capire. C'è dai, molto che si va al top fare, deck. Ragazzi. Guarda il top deck, guardalo. Olè! Eccolo. Porca miseria, deve essere una carta molto forte questa. Snatch? Peggio. Ok, beh, un mostro settato. Vedrai. Vedrò? Questo è potente, sappilo. No, non nobi womanarlo. No, attacco. No. Okay. Vabbè, no! Ma il mio bell'esso! Ma non ci posso credere! Era l'unica carta... Era l'unico mostro in tutto il mazzo non evocabile normal. Cioè, letteralmente, l'unico mostro non evocabile normal. Mi sono salvato, ragazzi. È vinta. Vabbè.
Adesso ti faccio il comeback, Rick. Vuoi vedere? Niente, comunque guarda quella era la quarta... Era... Mica, l'avrei pescata dopo, era la quarta ultra. Dai, hai rovinato tutto. Ho rovinato tutto. Hai rovinato tutto. Cad, setto, time... Vabbè, niente, so dai, io dai. Cosa fare. No, non so io cosa Mobius fare. Perché sennò... Dai. No, no. Io ho deciso il BLS di tornare nel mazzo, perché non mi va bene che sia stato scartato. E allora, ecco qua. Nel deck. Ma la domanda è... Puoi bloccare, puoi finirla? Non lo so. Vediamo. Io posso attaccare. Ok, te lo lascio fare questo. Che gentile. Adesso voglio vedere come fai a finire la partita. Come faccio? Ah, posto in difesa. Quindi sarà sicuramente tipo un Knight Assaliant, no? Tra il 50. Se no l'avresti messo in attacco. No? Sì. Ormai con un bel tributo torrenziale. Carta, che carta di merda comunque. Bene, niente, io vado così. Ah, e beh, dai, in questo spot può starci. Tre carte sono meglio di una. Vedi, fai tutti stessi, mi avessi pescato, non lo so, buco nero, invece c'hai dei mostri flip di merda. Vabbè, ho capito, ma anche te che sto da qua, sei imbarazzante. Ho capito, cioè, avevi... Dopo il deck di merda che avevo prima. Flip summon! Te la faccio fare. Non parton torrenziali. Proviamo a picchiare con lui. Sì, te lo lascio fare. Ah, ok. Sei salvo per adesso. O forse no. Nani? O forse no. N'è andato. Pago 1005. Il mostro non viene distrutto. Vabbè. Però viene distrutto il tuo. Comunque. Ah, merda. Wow! Due ne avevi. Vabbè. Sei ancora salvo. Va bene. Ancora se non mi avessi spaccato lo skilled, quindi dai, ce lo possiamo, lo possiamo accettare. E tanto ho un'altra carta ancora cioè, io. Ragazzi, ma rega, cioè adesso devo fare la mia pescata, Rick. Qua serve Snatch Steel, tributo into ecco. Zaborg, la, spacco mostro sembra giocare con un lupo, sono sti versi. Mirror forse andata, beh, tanto potrebbe esserci più di una. Vedrai, ti faccio vedere io cosa viene fuori. Mamma mia, questa è forte, Questa Rick potrebbe cambiare... Thousand Needles! Va bene, te lo lascio fare. Sì. Ah, lui mi lascia fare, che gentile. Ti lascio fare. E invece no! Mi risucchio tutto, dai! Che miseria, succhiato. Mi sono risucchiato. E se quello adesso... fosse un Thousand Needles? Aia. Ci provo lo stesso. Ah, è il mercante. Vediamo un po' che cazzo pesco. Sembra, forse anche il tuo deck non sembra male, ecco. Ho visto un paio non di è carte. Male, non è male. Nero Force Charity. Forse era l'unica carta che poteva salvarmi in questo spot. Sì. Vediamo cosa viene fuori. Vabbè. Tra tre carte ce ne sarà una decente. Non lo so, Rick. Non lo so. Dai, su tre carte. Ah, quella sicuro. La mettiamo via. Quella non serve più a tanto in questo spot. Orca miseria. Che poi la cosa bella prima. Cioè, avevo settato il buco trappola quando ho evocato il gorilla. Io ho detto: se evocato il gorilla, vuol fare una cagata col gorilla. Io c'ho Zero Gravity che lo mette in difesa e lo spacca. Io voglio aspettare di vedere che cazzo fa con quel gorilla. Zero Gravity. No, beh, comunque devo farti vedere il mazzo. Vedere il deck, dai, che poi scappo. Vabbè, dai, ma che cosa imbarazzante. Doppia spada, tempesta, dispositivo, la capsula, doppia mirror, forte. Ma è scriptato sto coso. Ma vuoi sapere cosa bella? Che io ho iniziato, mi è uscito tempesta, snatch, BLS, e dico, porca troia, che roba. Sono uscite le robe e non stava né in cielo né in terra. Poi ho preso tempesta, cioè, era avrò la forte, mia rivincita. Cioè, io ho detto letteralmente... La chat, ho detto, se io perdo con sto mazzo devo chiudere il canale, perché non c'è è impossibile perdere con sto mazzo.